sarà, 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 sarà per te tutto quello che è stato, sarà per te. E adesso viene. Quando canti per un amico, il cuore c'è ancora di più. E credo sia stato Francesco poi a guidare ogni mia nota, ogni mia espressione. Quando ho fatto la mia prima edizione di Torno Sabato, quella itinerante, era già un po' che lo volevo in un programma, gliel'ho chiesto tante volte, non se la sentiva, poi se l'è sentita e l'ho portata a Torno Sabato, e lui lì ha fatto l'ultima sua esibizione televisiva, è stato commovente, è stata una cosa bellissima, ha cantato questa canzone qua e poi mi ha fatto a me un regalo, Giulia, che è una delle canzoni, tra l'altro è l'unica che ha scritto completamente lui, perché il resto l'ha scritta sempre con Giovanni. La storia del cinema, un pezzo del cinema che non si cancellerà mai. Io sono andato a trovarlo purtroppo un anno e mezzo fa, e però era in quella fase in cui si preparava, insomma, quello che poi è successo ieri l'altro. Noi ci sa questa fortuna, specialmente chi è abituato a fare delle carezze allegre al cuore della gente, di rimanere nei film, e Francesco rimarrà con dei film veramente ganzi. Tra parte Francesco è carne della mia carne, quindi come facevo a mollare, non potevo mollare. È stata durissima perché sono stati 17 anni di sofferenza vera, e quindi non vorrei nella mia vita ricordarmi di più questi 17 anni di quei 15 dove abbiamo fatto tutti quei bellissimi film. No, non è il giorno d'addio. Per me questo è un giorno di inizio. C'è ancora da fare tante cose, anche da, secondo me, da rivalutare tutta una serie di lavori che Francesco ha fatto. Dal punto di vista artistico, insomma, c'è tutto un mondo da scoprire, Francesco. Da scoprire e da riscoprire, come per esempio, che so, Occhio Pinocchio, è un film a vari visto. Gli voglio dire, lo voglio rassicurare, che la mortadella è sempre comunista.